Gentilissimo signor dottore, questa è la mia vita. Nacqui in un monte chiamato Montalone. Fui portata dai genitori a San Leo, trasferiti per condotta. Da piccola aiutavo a lavare i piatti, andavo a lavare i panni sudici dei bambini, guardavo i fratelli per quanta poca simpatia ci avevo. Crebbi gracile, di carattere sono stata poco socievole e poche persone praticavo. A 16 anni mi mise ad amoreggiare con Probo. Per lunghi 8 anni continuai l'amore fra la pace e la discordia. Fui di carattere sempre orgogliosa, poco sottomessa e leale. Fui inoltre tutti i peggiori difetti, capricciosa, per la minima piccolezza ci gridavo, come per esempio se non mi guardava, se non veniva all'ora fissata e sciocchezze di questo genere. Dopo tante e tante traversità mi sposai nel tempo delle pubblicazioni, fatte all'insaputa delle nostre famiglie e del paese, perché amoreggiava con un'altra ragazza, chiamata Vittoria. Basta, lasciamo in pace lui. Se io non fossi stata di caratteraccio, come mi sono sempre mantenuta, non mi avrebbe messo in gattabuia. I primi giorni di matrimonio fui felice, ma dopo, io che volevo Probo sempre attaccato alla sottana, avrei voluto andare a spasso insieme, ai divertimenti insieme, vedevo che lui preferiva andarsene tutto il santo giorno, specialmente la domenica, a fare delle cacciate con gli amici e la sera a giocare al biliardo. Era freddo, indifferente, mai mi baciava, con quella voluttà come avrei bramato, e se qualche bacio mi dava, sembrava me lo desse per compassione. La vita in verità non è appunto bella. Non ho carattere. Ora mi viene in mente di pregare per gli altri che soffrono più di me, ora per me. Ora credo, ora non credo. Ora mi sembra d'essere una persona inutile, ora utile. Ora un gran personaggio e a momenti buona da nulla. Voglio lottare e rimango fiacca. Vorrei fare e rimango sfinita. Vorrei strafottermi di tutti e tutte, ma canzonata rimango. Vorrei amare e non posso. Adalgisa Conti entrò in manicomio il 17 novembre del 1913, all'età di 26 anni, lasciandosi per sempre alle spalle una vita che per molti era normalità, ma che lei non riuscì mai a trovare. Nell'atto di ricovero si legge «affetta da sindrome melanconica» e sembra che la causa sia stato un tentato suicidio indotto da manie di persecuzione. Ma c'è anche chi racconta una versione diversa dei fatti. L'ex sindaco di Anghiari, Antonio Ferrini, ricorda Adalgisa come una donna intelligente e destrosa, insinuando che il ricovero, almeno secondo i pettegolezzi di paese, fu voluto dal marito Probo per sbarazzarsi di una moglie ingombrante e sterile. Nonostante la cartella clinica mostri come per molti anni il quadro di Adalgisa fosse stazionario, la donna morirà nel 1983, all'interno di quelle stesse mura che l'avevano accolta 70 anni prima. E la sua è solo una delle tante storie di pazienti definiti istituzionalizzati o cronicizzati, ovvero coloro che, una volta entrati in manicomio, vi hanno passato la vita intera. Le parole e la vicenda di Adalgisa vennero pubblicate nel 1978 grazie al lavoro di Luciano Della Mea. L'interesse che suscitò è testimoniato dalla traduzione tedesca e da quella olandese, nonché dall'adattamento teatrale Lola che dilati la camicia.